Nel 2018 la sede provinciale ha avuto un incremento delle attività sia qualitative che quantitative. Misure organizzative elaborate nel corso del 2018 dal direttore provinciale, dottor Mastroieni, hanno fatto sì che abbiamo avuto un risultato di produttività del 24% in più rispetto al 2017 e un indice di qualità superiore del 5,34% rispetto al 2017. Sono dati importanti che vi posso assicurare, comunque sono lo specchio di un'attività di grande riorganizzazione che ha fatto sì che con anche risorse purtroppo che vengono a mancare, perché nell'anno 2017-2018 abbiamo avuto anche dei pensionamenti, la produttività comunque è cresciuta. Voi sapete che nel panorama delle attività che svolge l'INPS, che spazia dalla previdenza all'assistenza, all'aiuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi tutto quello che riguarda gli ammortizzatori sociali, la provincia di Messina ha avuto un incremento di domande. Ha avuto un incremento di domande legate anche al contesto economico, alla situazione che si sta attraversando. Per quanto riguarda la previdenza, abbiamo liquidato 11.058 pensioni, abbiamo svolto riguardo la situazione dell'assistenza invalidità civile nello specifico ben 30.000 visite con verbale e liquidato prestazioni di invalidità civile nel numero di 8.360. La sede di Messina, la sede provinciale, svolge le proprie attività di centro medico legale. Questa è anche una delle poche realtà siciliane, non tutte le realtà siciliane hanno questa attività di convenzione con l'ASP, svolge le proprie funzioni di visite mediche del centro medico legale nell'unica sede di via Vittorio Emanuele, quindi per quanto riguarda le visite mediche si svolgono qui per l'intera provincia. Sono responsabile dell'ufficio notifiche della Polizia Metropolitana di Messina. Ringrazio per l'invito a questo tavolo di lavoro e per gli auguri anche finali di questo anno. Noi abbiamo fatto un protocollo, è stato stipulato un protocollo di intesa nel il 27 dicembre del 2017. Abbiamo collaborato, abbiamo cercato di collaborare il più possibile. Penso che abbiamo raggiunto anche dei buoni risultati anche con i collaboratori che cioè potrei usare un termine un po', però sono dei seguci, perché hanno lavorato con molta professionalità raggiungendo appunto degli obiettivi che credo che l'ente abbia apprezzato. Senza dubbio, sul protocollo di intesa del 27 dicembre 2017 tra la direzione provinciale INPS e la città metropolitana chiaramente è aggiungito qualcosa. Diciamo che io ringrazio innanzitutto la città metropolitana per essere intervenuta. Anche la tempistica in questo caso sembra non essere del tutto casuale. È di pochi giorni fa la notizia che le città metropolitane sono probabilmente destinate al default per assenza di finanziamenti. Non siamo qui per prendere le parti di un ente, per carità, poi i dati sono sotto gli occhi di tutti, ma è del tutto evidente, questo è un caso che dimostra in modo del tutto evidente come al di là di ragionamenti aprioristici gli enti, in questo caso la città metropolitana, sanno essere enti di servizio, sono enti che rendono, restituiscono. Quando venne firmato l'anno scorso il protocollo d'intesa, all'epoca il commissario era Calanna, siglammo con lui a fine anno, l'obiettivo dichiarato, c'è proprio scritto, lo abbiamo detto anche poi nel comunicato stampa, era quello non di vessare chiaramente chi si trova in difficoltà sulla singola cartella esattoriale, ma di riuscire finalmente a combattere gli evasori seriali, i professionisti dell'evasione, quelli che dopo essersi aperti un'azienda con regolare, diciamo, partita IVA, quant'altro, PEC, perché tutto è richiesto, cosa facevano? Facevano semplicemente scadere la PEC, perché è richiesto che tu ce l'abbia quando l'apri, ma poi se non la paghi la PEC viene chiusa. Cambiavano il domicilio e di fatto si rendevano in questo modo irreperibili.
ed accumulavano così debiti, in questo caso previdenziali, di cui, per intenderci, potete vedere la misura, cioè grazie all'attivazione di questo protocollo di intesa noi siamo riusciti a notificare 700 cartelle, si chiamano avvisi a debito, una volta si chiamavano cartelle esattoriali, avviando il recupero di 3 milioni e mezzo di euro, che sono una cifra di per sé importante, ma sono una cifra doppiamente importante perché sono soldi che qualcuno, con, per carità non mi riferisco a tutti i casi, ma in molti di questi casi succedeva proprio questo, che qualcuno si era posto in condizione di rendere di fatto inesigibili. Il rapporto con l'INPS, con il direttore, è un rapporto stimolante che mi è piaciuto fin dall'inizio, perché è una persona pragmatica, cioè le chiacchiere si riducono all'osso, tentiamo di fare i fatti e di fare i fatti nell'interesse della città e della collettività. Parlando del lavoro che stiamo tentando di fare assieme, mi corre l'obbligo di ricordare Umberto Giorgio, che è stato anche lui un motore di questa intesa tra di noi. Lui era presidente della Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, e insieme, infatti in quella fotografia siamo insieme quando abbiamo sottoscritto il protocollo d'intesa per l'utilizzo della galleria IMS. Ci siamo concentrati inizialmente principalmente su quella, perché è un luogo straordinario della nostra città e, come spesso accade, chiuso alla città e ai cittadini. E allora, quando il direttore ci ha chiesto se insieme potevamo ragionare sul recupero di quest'area, siamo stati ben felici di farlo, e anzi siamo andati oltre, perché abbiamo pensato insieme all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS di poter riutilizzare interamente quel fabbricato, per poi tentare di dialogare con una parte della proprietà della galleria, che è di privati, di un condominio privato, per riuscire ad utilizzarla, ad aprirla, però mettendo un presidio fisso anche nostro, cioè la sede provinciale dell'Ordine degli Architetti e la sede anche della Fondazione, per poter stare lì e lavorare insieme al riutilizzo e di quest'area, che è un'area che collega anche due parti importanti della città, per cui riuscire a farla rivivere, a dargli un senso, a dargli una funzionalità, prendendo l'impegno noi di tenerla sempre aperta, però non di chiuderla e aprirla solo per occasioni, ma di fare un programma affinché questa possa essere sempre aperta. E allora ci siamo accordati, abbiamo firmato un protocollo d'intesa, con l'anno nuovo credo che andremo a stringere le possibilità di vero utilizzo di questa zona. E poi, quando il direttore mi ha detto che avrebbe cambiato gli infissi di questo fabbricato, che è un fabbricato straordinario, un fabbricato, lo vedete come il posto, e fa parte della storia della ricostruzione di questa città. Questo fabbricato aveva gli infissi celesti, e poi sono stati, quando è stato restaurato 30 anni fa, all'incirca, vennero montati 40, questi infissi un poco più tristi. E dialogando lui mi ha detto che c'era l'idea di sostituire e di rifarne ai colori originali. Allora io ho capito che c'è una sensibilità rispetto all'architettura e alla qualità di questo luogo. E allora ci siamo messi a disposizione come ordine. Noi non è che abbiamo un bilancio particolarmente florido, no? Viviamo del contributo degli iscritti. Però quel poco che possiamo fare, anche simbolicamente, per dire che noi ci occupiamo delle questioni che riguardano la nostra città, ci siamo messi a disposizione, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto anche una delibera di consiglio, per cui nei prossimi giorni ci sentiremo e andremo avanti su questo. E non credo che ci fermeremo qua, perché insieme riusciamo a dialogare. Qui c'è anche Sergio Laspina, che dopo la scomparsa di Umberto Giorgio si occupa della fondazione, perché ne è il vicepresidente e per ora la sta seguendo. Ho voluto che fosse anche lui qui per testimoniare il fatto che Ordine e Fondazione sono insieme vicino all'INPS per lavorare nell'interesse della città e della collettività.